eccoci qua. Ritornando ai tagli della legge di stabilità, che cosa potete fare? Avete fatto un'iniziativa particolare a livello nazionale, che poi questa è un'iniziativa CGIL, CISL e UIL congiunta, giusto? Tronati, perché non parliamo di tronati, sono trasversali. Che cosa vi siete pensati? Cosa state... Noi queste sono settimane calde di mobilitazione. Anche perché siamo là adesso. Eh beh, ogni giorno è prezioso. Anche lunedì, martedì, quei giorni abbiamo lì sono... iniziato con volantinaggi, manifestazione, presidi, abbiamo fatto un presidio per quanto riguarda Padova di fronte alla prefettura e siamo stati tutti i patronati d'Italia il 9 di dicembre di fronte a Montecitorio, era riunita la commissione appunto che dovrebbe decidere sul taglio, sulla nostra sorte. Ci siamo ritrovati appunto numerosi di fronte al Parlamento per protestare in prima persona e portare le nostre ragioni. E è stata accolta. E siamo in attesa di che poi vengano portati appunto al voto e che ci sia maggiore sensibilità. E le mobilitazioni continuano, oggi a livello regionale ci sono stati, il patronato è sceso in piazza a Venezia con banchetti e portando proprio l'attività del patronato in piazza. Noi abbiamo manifestato in tutto il Veneto di fronte alle sedi dell'INPS e continuiamo la nostra mobilitazione anche nei prossimi giorni con volantinaggi, conferenze stampa, in modo da sensibilizzare quanto più persone possibili. Uno per far conoscere a tutti il patronato. E l'altra per avere la solidarietà e perché al nostro coro si unisca anche il coro, la voce delle persone che poi saranno le prime coinvolte a questo taglio, perché venendo meno la possibilità di offrire loro il nostro servizio sono quelli che poi subiranno effettivamente in tutti i sensi questo danno. Assolutamente. Ecco, per rispondere al messaggio di prima che poi si commentava un po' fuori onda, cioè dello stare, sì, fare qualche cosa, però è sempre troppo poco rispetto al danno che poi si causa, perché una volta fatto si dà un taglio netto e chi ci rimette sono sempre gli stessi e non si riesce più a tornare indietro, quella è la cosa tragica. Come dicevo, se tagli alla sanità, cioè finché sei in tempo per rosicchiare il rosicchiabile o che la regione intervenga per avere, che è riuscito a ottenere qualche cosa a forza di dai, riesci a mantenere, però poi quando non c'è più niente devi pagare, basta, e se hai soldi paghi, se non hai soldi come sempre ti devi arrangiare, no? Sì, e purtroppo succede poi questo e la questione è che la povera gente, la gente più fragile ha anche meno voce e per questo ci siamo in campo noi, no? Il sindacato è quella organizzazione che dà voce a chi non ce l'ha la voce. Probabilmente qualcuno, rifacendomi alla domanda che lei ci faceva prima, probabilmente qualcuno vuole ridurci invece a non avere più la capacità di portare avanti le istanze giuste, no? Ecco, ormai i colori politici non contano più, abbiamo auspicato unione di intenti per un'unica causa e purtroppo l'abbiamo ottenuta, ma nel verso sbagliato. Vabbè. E comunque l'importante è noi comunque siamo in campo, noi continuiamo con le mobilitazioni che descriveva prima Antonella e questi sono i nostri strumenti democratici per protestare. Certo, per cercare di ottenere e davvero qualcosa. Speriamo che non vada a vuoto questa nostra richiesta perché sarebbe veramente un disastro. E poi, come dicevo prima, chi subisce questo disastro è la povera gente. Ecco. E quindi questo non va bene. Capisco tutto, però non possiamo pretendere la botte piena e la moglie ubriaca. Stanno cercando di tagliare. Qui non si capisce. Vabbè. No, nel senso, cioè la botte piena e la moglie ubriaca, ma nel senso che stanno cercando di tagliare, quindi da qualche parte devono tagliare. Ho capito, ma andare a tagliare sui contributi che i lavoratori già versano per avere dei servizi gratuitamente, costringendoli, se va male, a dover pagare. Cioè, spieghiamo bene, allora forse c'è un passaggio che a chi ci ascolta manca.
i lavoratori dipendenti versano un quid, uno 0,226%. C'è un prelievo obbligatorio da cui, da questo prelievo obbligatorio, quindi con soldi del lavoratore dipendente che non riceve ma che versa, da questo prelievo una parte è destinata a questi servizi, al patronato. Per cui tu puoi andare gratuitamente, giusto? Esatto. Al patronato, godere di questo servizio. Sono 20 milioni di lavoratori che subiscono il prelievo e ne beneficiano 58 milioni di persone, perché poi il servizio è rivolto a tutti indistintamente. Perfetto, okay. Ma mettiamo che comunque ne godano ovviamente meno. Poi la fascia debole che ne usufruisce in maggior proporzione, misura. Sostanzialmente cosa succede? Che con quei soldi che ti trattengono, non è che te li ridanno, cioè io quindi cosa faccio? Non è che io dico taglio ai patronati, ti rimetto quei soldi in tasca in modo tale che comunque, no, vedi, ti ho fatto un beneficio, perché il patronato non è più, però tu hai qualche soldino più in tasca, per cui giustifica l'eventuale pagamento che puoi fare al patronato se vuoi andarci, che il che potrebbe dire vabbè, un giroconto diverso, però può essere. No, tu resti sempre con quei soldi prelevati, quindi non, esatto, ce li hai in tasca, non li do neanche al patronato, esatto. Allora, e li rigiro in qualche frittata che noi, sì, non si, che non, di cui il cittadino non è a conoscenza. Questa, esatto, è la cosa. Esattamente. Ma non ne siamo neanche noi a conoscenza. Ma non siete neanche voi a conoscenza. No. Quindi sostanzialmente, questa è la beffa sostanziale. Esattamente, che poi non sono utilizzati per ulteriori benefici magari in altri ambiti. No, no, ma perlomeno se ci sono non è ben chiaro. Un risparmio che andrà nelle casse dello Stato per X motivi che però non sono documentabili, non sono tangibili. E che il cittadino non riesce a capire. Esatto. Tra le cose che il cittadino non riesce a capire è perché le pensioni non siano mai, hanno sempre degli errorini. Sì, però sempre, infatti c'è stata, sì, una signora, sì, che ha chiamato, ha fatto anche delle battute molto simpatiche, che diceva ma è possibile che gli errori siano sempre al contrario, mai che arrivino soldi in più non dovuti, ma c'è sempre qualcosa in meno che ti manca, qualche... Ed è vera un po' l'osservazione. Beh, cioè, sì, premesso oppure se devi che... devi dare immediatamente e prima di ricevere ci metti tantissimo tempo. Esatto, è questo soprattutto. Allora, così per capire bene, no, di cosa si tratta, la campagna che abbiamo fatto Controlla la tua pensione, perché ci siamo resi conto che ci sono parecchi pensionati che con l'età che avanza maturano il diritto ad avere delle prestazioni aggiuntive sulla loro pensione. Stiamo parlando di pensioni basse, pensioni integrate al trattamento minimo, quindi sui 500 euro mensili. E questi pensionati hanno diritto ad avere presenza di particolari redditi, se non hanno redditi aggiuntivi o coniugali al di sopra di un certo tetto, hanno diritto ad avere queste maggiorazioni o l'incremento della pensione, eccetera. Però l'INPS non li eroga così automaticamente, pur avendo accesso magari alla banca dati della denuncia di redditi, ma li eroga soltanto su domanda. Ecco, a partire da questo noi li abbiamo chiamati i diritti inespressi, perché il pensionato si trova ad avere dei diritti che gli portano poi dei soldi in tasca mensilmente, ma che non gli arrivano semplicemente perché non ha fatto la domanda. Ecco che allora abbiamo fatto l'iniziativa sulle 100 piazze, ma siamo stati molte più piazze. Abbiamo portato, diciamo, il sindacato, lo SPI-CGIL è uscito dai propri uffici, dai propri recapiti nei vari territori delle nostre province e siamo andati direttamente nelle piazze. Abbiamo così divulgato questa conoscenza in modo da far rendere consapevoli le persone e ci siamo accorti che sono davvero molti i casi. Ecco, non si tratta, diciamo, di imperizia, che l'INPS abbia sbagliato qualcosa, si tratta proprio di mettere in condizione i pensionati di venire a conoscenza di un loro diritto e di aiutarli a fare la domanda. Allora noi dello SPI ci curiamo di tutta questa parte informativa, alla fine, dopo, quando emerge questo diritto inespresso, l'INCAS si fa proprio la domanda, che è una domanda quindi vera e propria di ricostituzione, esatto, della pensione, per la quale non riceve nessun tipo di compenso, perché è a punti zero, ecco, se posso dire, usare un termine di questo, ma di questo sostanzialmente tipo. Anche perché io cerco un po' di raccogliere quelle che sono state le osservazioni di alcuni
i telespettatori, a cui ricordo sempre i numeri di telefono delle sedi dell'Inca, si trovano a livello provinciale e territoriale, dello SPCGL, dove avere tutto il supporto. Non è che la persona a casa che ha la pensione che deve mettersi a fare i conti astronomici, basta che porti i documenti necessari. Sì. I documenti a una sede, sì, dello SPCGL, allora serve semplicemente quindi venire nelle nostre sedi dello SPI. Allora gli ascoltatori, i telespettatori sanno bene, no? Basta, magari se non si sa dov'è la sede SPCGL nel proprio comune, basta telefonare allo SPI provinciale e chiedere l'indicazione. Allora basta che vengano nelle nostre sedi con un documento di riconoscimento, con il loro codice fiscale e con eventuali denunce, se fanno il 730, se fanno la denuncia dei redditi, il 730 proprio e anche del coniuge, e così ci mettono nelle condizioni intanto di richiedere la loro busta paga per fare, perché il controllo noi lo facciamo sulla busta paga del pensionato. Ora, sempre a proposito di risparmi, no? L'INPS, per risparmiare i soldi dei francobolli, dal 2013 non manda più a casa dei pensionati la busta paga, che ha un nome tecnico, modello BSM, ma non è, è semplicemente il prospetto di quanto prende un pensionato, no, nell'arco dell'anno, e non manda più a casa nemmeno la certificazione dei redditi, quello che prima si chiamava CUD, adesso certo, si chiama C.U, che è la sigla per certificazione unica. Allora, noi per i nostri iscritti li possiamo fare, perché abbiamo una convenzione con l'INPS che prevede che, se autorizzati dal pensionato, per questo gli chiediamo di venire nelle nostre sedi con la carta d'identità e il codice fiscale, perché ci deve firmare un'autorizzazione, noi possiamo entrare nella banca dati INPS, stampare la busta paga, stampare il certificato di redditi. Quindi se anche uno non ce l'ha, dopo fare, esatto, lo possiamo fare noi direttamente, e poi la fase dopo è quella del controllo. Allora noi controlliamo che la pensione sia erogata correttamente, controlliamo anche una cosa molto importante, se i pensionati prendono gli assegni familiari, perché molto spesso i nostri pensionati non sanno che in caso di due pensionati, marito e moglie, entro determinati limiti di reddito possono avere diritto all'assegno al nucleo familiare o agli assegni familiari, quindi noi gli possiamo controllare questo diritto nell'eventualità, sempre mandandoli al nostro patronato Inca, gli facciamo fare la richiesta, e hanno diritto a ottenere anche i 5 anni di arretrati. Ah, e quindi alla fine insomma portano a casa anche essere belle cifre interessanti. Certo, quindi gli chiediamo. Poi per chi ha fino a un massimo di 750 euro mensili lordi c'è anche il diritto ad ottenere la 14ª mensilità, e quindi anche qua possiamo richiederlo. Bisogna sempre, allora, la 14ª mensilità viene mandata automaticamente da parte dell'INPS. Anche qua ci siamo accorti però che molto spesso, non molto spesso, ma con una certa percentuale, l'INPS per qualche disguido tecnico non la manda. Ecco, anche in questo caso noi, sempre facendo una pratica attraverso il patronato Inca, riusciamo a fargli ottenere la 14ª. Chiarissimo, quindi ecco qua ho spiegato il ruolo che ha l'Inca, senza il quale sareste, sì, anche voi con una cabina zoppa. È molto collegato. Perfetto, pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo con voi.